Ieri sera, in occasione della serata del 14 febbraio, serata per antonomasia dedicata agli innamorati, ogni dettaglio nella Sala delle Rose della Campazza è stato curato nel minimo particolare. Grandi cuori volteggiavano nel salone, mise en place categoricamente per due, caratterizzata da cuoricini e delicate candele rosse, decorava i tavoli. All'ingresso della sala una Mazda rosso fuoco accoglieva gli ospiti. Tante le coppie felici che ieri sera hanno festeggiato San Valentino nel ristorante di Fosso Ghiai, coccolati dal buon cibo e da un aperitivo ad hoc e dall'accompagnamento musicale dell'Art Nouveau Trio. Ma la serata è stata caratterizzata anche da momenti di intrattenimento, come la dedica che gli innamorati hanno dovuto scrivere nei bigliettini posti sui tavoli. C'è chi ha preferito buttarla sul ridere e per questo è stato premiato, ma il premio più bello e più ambito è stato sicuramente quello conquistato da uno dei commensali, che ha concluso il biglietto d'amore dedicato alla sua amata con la domanda più bella: mi vuoi sposare? E che, con un bacio dolcissimo, ha ricevuto il suo sì. Questo San Valentino 2016 qual è? Allora, il cocktail per quest'anno 2016 alla Campazza l'abbiamo creato nel doppio coppetta Martini e il nome l'abbiamo messo quest'anno Habibi, cioè vuol dire amore mio, ma è tradotto in una lingua straniera araba. Siccome io sono della Tunisia, vabbè, solo, mi fa molto piacere farlo con la lingua araba. Gli ingredienti sono la granita base di limone, granita alla marena, vodka bianca con il vermouth dry o il vermouth bianco, la decorazione mezza fragola con la marena frutto fresco. Allora, la musica ideale è la nostra, noi siamo Art Nouveau Trio, siamo tre ragazze e facciamo canzoni dagli anni 40 ad oggi, tutte riarrangiate a tre voci, tutte in chiave femminile, in chiave swing, molto romantiche, molto allegre e molto dolci. Un'auto sicuramente d'effetto, quella qui all'ingresso della Sala delle Rose della Campazza. Perché questa auto è qui questa sera? Beh, abbiamo scelto intanto il colore che ricordava proprio San Valentino per due persone, per fare una fuga romantica, e quindi l'auto giusta per questa sera. Un'auto che può essere, diciamo, sia sportiva che romantica. Direi più romantica, poi sicuramente anche sportiva.